Allora, siamo con Ilaria Pagliarulo, capitano della Polisportiva Matese di pallavolo, che quest'anno si accinge a disputare il campionato di Serie B2. Al di là del risultato dello scorso anno e dell'entusiasmo che avete avuto lo scorso anno, qual è lo spirito con cui affrontate poi questo nuovo campionato, questa nuova avventura? Allora, siamo carichissime, oggi iniziamo la stagione, siamo pronte, la società ha lavorato tutta l'estate già dalla promozione alla costruzione della rosa, siamo al completo, partiamo tutte quante con grinta e vediamo cosa ci aspetta il campionato, però noi siamo prontissime. Qual è l'obiettivo di quest'anno? La posizione in classifica, diciamo? Allora, io sono molto scaramantica e evito di dirlo prima, però la società ha costruito per almeno il piazzamento nei playoff e noi speriamo anche in qualcosa di più, però giochiamo e vediamo cosa ci aspetta. Comunque la stagione è lunga, gli infortuni, è inutile dirlo, ci sono, quindi speriamo di evitarli, però siamo pronti. Senti, tu hai giocato già, hai avuto già un'esperienza in questa categoria, giusto? Sì. Con chi hai giocato esattamente? Sono stata a Sant'Elia in B2, sono stata a Castelbellino, nelle Marche e a Cerea, Verona. Secondo te qual è il punto più forte, il reparto più forte attualmente, quest'anno? Il reparto nel senso di giocatori, nella nostra rosa? Ma io credo che siamo tutte quante più o meno allo stesso livello, ovviamente abbiamo innesti da categorie superiori, abbiamo la palleggiatrice Martina del Vaglio B1, l'opposto Rachella Scienzao e il libero anche che vengono da San Salvatore Telesino in B1, quindi contiamo che loro ci diano qualcosa in più per poter fare lo scatto di categoria. Quando inizia, lo vogliamo ricordare? Il 7 ottobre abbiamo la prima a Cerignola. A Cerignola? Andiamo noi lì, sì. Una gara difficile? Non conosco sinceramente la rosa, però comunque la trasferta è lunga, è la prima di campionato. Quindi campionato pugliese? Abbastanza duro, sì, no? Esatto, abbiamo preso il girone pugliese, è duro, anche le trasferte saranno complicate perché tanto tempo sul pullman, però comunque la società sono sicura che ci metterà a nostro agio e ci farà. Senti, il capitano che cosa vuole dire alle altre? Qual è il messaggio che vuoi dare in questo inizio di stagione? Io mi auguro e auguro alle mie compagne di affrontare un anno sereno a livello empatico e umano come è sempre stato qui a Piedimonte. Non peraltro io ogni anno sono contenta di confermare la mia scelta proprio per l'ambiente, quindi mi auguro che trovino lo stesso ambiente sereno che ho trovato da 3 anni a questa parte.